Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi registro una recensione speciale, anche perché mi è arrivato questo PR pack a casa di Anastasia e sono scoppiata dalla gioia. Non mi sono ancora abituata a questa cosa. E appunto sto parlando della nuova palette, rullo di tamburi, ma tanto l'avete già letto, Riviera. Guardate che bello, pack molto marinaresco con i dettagli in oro. I colori all'interno sono estremamente particolari ed è proprio questo che mi ha invogliato a fare questo video, perché allora so per certo che la qualità dell'ombretto è assurda, pazzesca, meravigliosa, a me piacciono da morire, però appunto volevo provare questi colori un po' più pazzi. Questo è il packaging e una volta aperto si presenta di questo blu che personalmente adoro, il suo solito pennellino, e poi abbiamo tutte le shade che adesso vi faccio vedere da vicino. Eccole qua, guardate che meraviglia, ci sono dei colori super power tipo questo fucsia, anche l'acquamarina. Quindi in questo trucco cercherò di utilizzarne praticamente il più possibile e vediamo un po' cosa esce fuori. Come vedete ho già la mia base fatta, contouring, illuminante, chi più ne ha più ne metta, quindi mancano proprio soltanto gli occhi. Ho applicato il correttore tamponato, insomma quello che rimaneva sulla spugnetta, e fissato con la cipria, quindi questa sarà la nostra base. Vado a fare proprio un leggero bake con la cipria di Nabla, giusto per essere sicura, e magari vediamo anche se qualcosa fa fallout. Allora, fare il bake sull'illuminante non è proprio consigliatissimo, ma dopo nel caso andremo a ritoccare. Quindi io direi di iniziare proprio ad utilizzare la palettina e vi voglio zoomare sull'occhio così da farvi vedere la resa effettiva degli ombretti. Ma ripeto, spero di non aver problemi con la texture, perché di solito gli ombretti di Anastasia sono belli cremosi, burrosi, sfumabili. Quelli metallizzati ti danno proprio soddisfazione. Inizio applicando proprio il colore che più di tutti mi ha colpito appena ho visto la palette, cioè Bahamas, che è appunto il super fucsia. Con un bel pennello da sfumatura me lo porto nella piega, cioè guardate la pigmentazione, come vi dicevo sono burrosissimi. Unica pecca, se non avete mai avuto una palette di Anastasia, è che fanno questo gioco qui sulla palettina, spero si noti, che sono molto polverosi, però vi posso assicurare che poi sull'occhio non fanno effettivamente fallout. Quindi io mi vado a sfumare il fucsia, non troppo precisamente perché tanto andremo con altri 7 colori sopra, però direi che cominciare così insomma è pazzesco. Nella mia lunga ricerca di make-up in anni e anni, un fucsia così io non l'ho trovato. Ne ho uno che ci si avvicina molto che è di Mulac, perdonatemi, non mi ricordo il nome perché io non me ne intendo, però anche quello non è così vibrante una volta applicato. Una volta fatto questa sfumatura vado a prelevare il viola mischiato a una puntina inaina di marrone, quindi Can e Palm. Come vedete anche questi fanno lo stesso gioco di polvere, però poi come vedete una volta applicati stessa cosa dell'altro. E qui vado a sfumare un pochino più di precisione con movimenti piccoli piccoli circolari e mi crea una sfumatura tra i colori che ho messo adesso ed il fucsia. Questa è una recensione onesta 100%, quindi come vedete questo un pochino di fallout l'ha fatto, ma stiamo parlando proprio di 1, 2, 3, 4, 5 briciole. Altra cosa splendida di questi ombretti è che non fanno una macchia, sia mischiati tra di loro sia mischiati a ombretti anche di altre case cosmetiche. Questo è un punto a super favore. Mi vado ad intensificare con gli stessi colori anche la parte iniziale, quindi vado a fare sempre una sorta di hello smokey, o ultimamente ci sto in fissa, che vi devo dire. Ora prendo il correttore, il mio pennellino da Cat Crease, questo qui è quello di Nabla, lo sapete, uso solo questo, il Cat Crease Maker. Fatto questo, su base ancora bagnata vado a prendere Seychelles, che è questo magnifico colore. Lo voglio prima prelevare con il dito e picchiettare sopra perché sono sicura è burrosissimo, già l'ho sentito al tatto, e quindi me lo vado proprio a picchiettare. Non credo ci siano bisogno di parole. Se avete occasione appena esce da Sephora questa qua, andatela a sbocciare per favore. Se non avete nient'altro di questo brand, una palette ce la dovete avere. Ora prendo un pennellino, vado un po' più di precisione, sempre tamponando mi raccomando, ritampono un pochino del viola così da fare una bella transizione. Questo è uno dei passaggi fondamentali, mi raccomando, quando fate questo tipo di trucchi, che deve proprio sembrare come se i due colori si stiano fondendo insieme. Se non vi viene bene questo passaggio,
se appunto il colore fa macchia, praticamente vi rovina tutto il lavoro. Come vedete, questo tipo di ombretti non fa macchia neanche sulla base, quindi sul correttore che io sono andata ad applicare non fissato. Adesso passo alla parte sotto, tolgo il mio bake, che alla fine ci è servito relativamente. Ripasso Bahamas nella zona inferiore, me la congiungo con la sfumatura che abbiamo fatto prima. Fatto ciò, voglio prendere un altro colore che mi ispira tantissimo, che non so pronunciare, quindi neanche ci proverò, che è questo bellissimo punto di oro, e questo me lo vado ad applicare proprio nell'angolo interno. Come vedete è sempre metallizzato. Passo un pochino del viola, quindi Can, per intensificare la rima inferiore. E ultimo tocco, che non c'entra nulla con la palette, però mi piaceva, anche perché così riprendiamo i dettagli oro della palette. Uso il Dazzle Liner di Nabla, questo qui è nella colorazione Klimt, e vado a fare una sorta di lineetta per delineare la cut crease. Come vedete ci sta bene che riprende anche l'angolino interno. Verso l'estremità cerco di assottigliare sempre di più la riga. Applico mascara, ciglia finte, finisco l'altro occhio e ci ritroviamo per le considerazioni finali, ma che avrete comunque già capito, penso. Ed eccoci qua con il look finito. Come vedete le ciglia finte gli danno tutto un altro sprint. Sulle labbra ho messo il gloss di Fenty, questo qui si chiama Gloss Bomb. Allora, considerazioni finali sulla palettina. Come vi ho detto, solita pecca degli ombretti di Anastasia, che secondo me sono anche poi quello che li fa essere così performanti, leggermente polverosi, lo avete visto. Se devo mettere a confronto un ombretto magari non polveroso ma non scrivente, confronto a un ombretto che invece è polveroso sulla cialda ma scrivente sulla palpebra, scelgo sicuramente la seconda opzione. E questi ombretti sono la vita. Come vedete i colori sono molto accesi, molto brillanti. Alla fine i colori della palette sono ben assortiti, perché io sono riuscita a fare un look molto pavoneggiante, non so come spiegarvi, mi ricordo un po' questi colori qua, ma con queste colorazioni potrei fare altre mille combo diverse, anche look meno colorati. Io adesso sono voluta andare un pochino più sul circo, proprio per farvi vedere i colori che mi avevano colpito di più, di primo acchitto così, e devo dire che non si smentisce mai, assolutamente. Se non volete aspettare che esca da Sephora, quindi swatcharla, provarla, vederla di persona, potete acquistarla anche sul sito europeo di Anastasia Beverly Hills, così non avete la dogana. C'è anche il kit, come quello che è arrivato a me, che comprende anche la borsetta, e all'interno c'è la borraccia proprio logata Anastasia Beverly Hills, e c'è un gonfiabile, penso sia tipo una ciambella da spiaggia, quindi potete comprare anche questo kit volendo. Fatemi sapere qua sotto se vi intriga come palette, se vi piace il look che ho creato, se lo riproporrete poi una volta che avrete comprato la palette. Sono curiosissima di sapere tutto. Io per ora mi sento assolutamente di promuoverla. Sicuramente da 1 a 10 è un 8, perché comunque appunto non è perfetta, ha le sue pecche, ma nel complesso è wow. E niente, se il video vi è piaciuto quindi lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, io vi aspetto ai prossimi video, sono sempre qua, ciao!